Paolo Claudio Fasoli Fiorenzo. Giannotto Gennaro e Giavelli Mario. Marco, scusi. Direttore di gara, per cortesia. Signore e signori, buon pomeriggio, benvenuti al Parco Mazzini, dove sede la società cocciofila sarsese, dove in mattinata si sono svolte le fasi eliminatorie del 73° Gran Premio Città di Salsa Maggiore, gara nazionale a coppie per 88 fondazioni categoria libera. Prima di dare inizio alle fasi finali, la società cocciofila sarsese vuole offrire un riconoscimento alle 8 formazioni finaliste che andiamo a presentare. Claudio Vecchi. Innanzitutto vogliamo ringraziare della sua presenza il Presidente del Comitato Regionale FIB Emilia Romagna, il signor Benatti Franco. E vogliamo ringraziare anche il Presidente della città, Robusto Guglielmo, per tutto, per i suoi collaboratori che hanno fatto in modo che si potesse svolgere questa manifestazione e hanno lavorato anche da anni. Presentiamo le formazioni. La Pellacci Andrea, Iacucci Giovanni, ancora 2000 come capo di Ancona. Meroni Claudio, Travellini Giovanni, Brescia Boccia, Comitato di Brescia Centro. Cavazzuti Luca, Tarantino Daniel, Bocciofilo Rubi Resi, Comitato di Reggio Emilia. Tavazzi Felice, Ciarati Attilio, Spaggiari Fausto, Urgenti Salvatore, Cabria Chiesa, Comitato di Reggio Emilia. Salieri Danilo, Benedetti Giampietro, Brescia Boccia, Comitato di Brescia Centro. Toni Claudio, Fasolio, Fasoli Fiorenzo, Villa Guardia, Comitato di Como. Giannotto Gennaro, Giavelli Marco, della Bocciofila Città del Tricolore, Comitato di Reggio Emilia. Direttore della manifestazione, il signor Angeretti Claudio, arbitro nazionale del Comitato Provinciale di Bergamo. Arbitri di partiti, signori Corpieri Italo, Stag Giorgio, Sartori Nando, Savini Massimo, tutti del Comitato Provinciale di Parma. Abbiamo terminato la presentazione, quindi ci portiamo all'esterno del campo per dare inizio alle chiamate per la fase finale. Centro Brescia Boccia, Comitato Brescia Centro. Vai. Premia sempre il presidente della Bocciofila Sarsese, signor Guglielmo Robuschi. Insomma, dai, tu su tutte le volte. Voi ho messo. Cavazzuti Luca, Tarantino Daniel, della Bocciofila Rubi Arese, del Comitato di Reggio Emilia. Sì,
Leroni Claudio, Travellini Giovanni della Brescia Bocce, Comitato Brescia Centro. Premia sempre il presidente del Bocciofi Salsese, signor Guglielmo Robuschi. Allora, per le semifinali del 73esimo Gran Premio Città di Sanso Maggiore, alla corsia numero 11 giocano Spaggiari Fausta, Ugenti Salvatore, Bocciofi La Cavriaghese, Comitato di Reggio Emilia, Iannotte Gennaro, Giavelli Marco, Città del Tricolore, Comitato di Reggio Emilia, alla corsia 11. Alla corsia numero 12. Ti dirò di più. Cappellacci Andrea, Iacucci Giovanni, Ancona 2000, Comitato di Ancona, Tavazzi Felice, Cerati Attilio, Fulgor Decco. Alla corsia numero 11, arbitri signori Savini Massimo, la corsia numero 12, il signor Sartori Naldo. Io ringrazio ovviamente tutti gli organizzatori e i partecipanti di questa manifestazione, che è una bellissima tradizione del Ferragosto della nostra Sarso, che ogni anno si ripete, ogni anno riesce a catalizzare molte persone anche dalle province non vicine, non solo, e li porta qui a Sarso a svolgere questo torneo. È importante perché porta persone ai nostri alberghi. Prego. Oh! Per cortesia, un attimo di silenzio, grazie. Prego, prenda la mano. Grazie, no, non c'è problema. Allora, no, dicevo, è una tradizione molto bella del Ferragosto salsese che va avanti da tanti anni e va avanti grazie alla capacità organizzativa che c'è in questo gruppo e che porta qui tante decine di persone ogni anno. È doverosa la presenza dell'amministrazione comunale, che si mette ovviamente a disposizione, come già ha cominciato a fare insomma in questi mesi, di questa struttura e dell'associazione per portare avanti un lavoro costruttivo anche nei prossimi anni. Da parte mia quindi congratulazioni, complimenti a chi ha organizzato, complimenti a chi ha partecipato e soprattutto a chi ha vinto, e buon lavoro, andiamo avanti insieme. Facciamo che la foto di gruppo tra tutti questi. Ah, beh, ma dopo. Fate un attimo, andiamo adesso, metto la foto e la tappiamo subito. Ok? Facciamo anche la foto di gruppo dopo, Vedi che dobbiamo fare tutti insieme. Di fondo. Non lo si può. Ah, ma sei arrivato tardi, però. In mezzo poco. Mica anche me. Un attimo. Grazie.
Niente qua davanti, per cortesia. Grazie, il sindaco in mezzo e poi là. Molto tutto da una parte, ok? Grazie, perfetto. Benissimo. Sì, eh? E poi un attimo ancora, perché c'è... Faccio un'altra, lì c'è qua, eh? La notte, solo di qualche condivino, ma tutti insieme. Quella che abbiamo fatto sulle voi. No, mi raccomando, adesso guardate loro, dopo poi facciamo la foto, che verrà farla fatta bene, che la mette sul manifesto il prossimo anno, per cui ci vuole un po' di tempo. Sono un altro ancora. Vi fermate un secondo che prendiamo il direttore di là, poi veniamo tutti insieme e siamo tutti insieme. Buchi, però ci vuole. Sono qui. Niente. Ok, dopo. No, ci spostiamo, facciamo la foto di un attimo dopo, adesso un attimo che manca lì, che facciamo io insieme. Sì, dai, dai. Ragazzi, c'è una foto di gruppo?